Amici telespettatori, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo. Questa sera ci troviamo qui alla chiesa di San Nicola alla Carità per un evento importante, un evento che va a sensibilizzare ovviamente tutti voi telespettatori. Io come sempre apro questa puntata ringraziando il nostro Massimo Pacilio alle riprese, al montaggio e alla regia, sempre di Video Line. Come sempre il vostro Giuseppe Cannavacciuolo sensibilizza quello che è ovviamente il sociale, ma andiamo veramente a vedere un bello spettacolo ovviamente di tanti giovani, ma soprattutto attenzione a quello che andiamo a proporre questa sera, perché è importante anche per voi. Amici telespettatori, mettetevi comodi perché adesso lo spettacolo inizia. Vediamo. Prego, prego, piacere. Devo ringraziare Giuseppe Cannavacciuolo, che non vedo. Quello alla testa. Con le telecamere di Underground Television. Allora, ringraziamento e un applauso anche a Underground Television, per la persona di Giuseppe Cannavacciuolo e il tecnico che ci sta riprendendo e ci sta facendo la lampada. Come vogliamo cominciare? Che cosa dobbiamo fare? Per cominciare, io non lo so, non ho la scaletta. E invece sento il profumo che posso sostenere per me. Provo a fare finta di resisto un po', ma in fondo poi perché mi piace già calda l'atmosfera stasera di vorrei più. Vogliamo anche dire una cosina per degli amici della TV, come dici tu, che loro hanno una trasmissione che va in onda su Italia Mia, che si chiama Underground. Quindi è come questo posto, perché questo posto è sotto. Alle 12.40 va in onda Underground. Da lunedì la puntata con Edo e Mezzo. In Italia, alle 12.40 a Napoli con Mandrini.
Amici degli spettatori, ci troviamo in compagnia di Edoardo Scuotto e di Fabiana Cozzolino. Allora, questa sera qui siamo per una causa straordinaria, no? Vogliamo ricordare i nostri telespettatori. Sì, la raccolta fondi per l'AIRC. Quindi si farà uno spettacolo, ovviamente, che verrà interamente, sì, sì, certo. Che verrà interamente, interamente dedicato alla raccolta fondi per l'AIRC. Quindi, tutto quindi verrà devoluto. Devoluto a questa associazione. Allora, ovviamente poi dopo parleremo anche con il presidente, no, di quello che si occupa, ovviamente, perché è un problema che si cerca sempre poi di affrontare e di cercare magari di risolvere. Io non sono il presidente dell'AIRC, ma sono il responsabile dell'AIRC da 23 anni a San Giorgio a Cremano, da dove è nata l'associazione. L'anno scorso il signor Scuotto mi ha contattato dicendo che voleva darci una mano nell'iniziativa soprattutto principale che noi facciamo per l'AIRC a San Giorgio, cioè l'8 giorno della festa della mamma, con la distribuzione di azalee per raccogliere i fondi. L'AIRC sono quest'anno 51 anni che opera in Italia a raccogliere fondi per portare avanti la ricerca. Allora, lo spettacolo, raccontiamo un pochettino lo spettacolo, come sarà ovviamente per anche i nostri telespettatori. Sì, il filo conduttore praticamente è l'amore per l'uomo, l'amore per una donna, l'amore per la musica e l'amore per il prossimo. Perfetto, bellissimo. E invece la nostra Fabiana Cozzolino, allora ovviamente la sua parte, no, in quello che è lo spettacolo. Beh sì, io ho l'onore questa sera di cantare insieme a Edoardo e tanti altri artisti che come me hanno deciso di dare il loro contributo a favore di una causa così importante, perché molte volte ci dimentichiamo che questo problema è vicino, è reale, è molto più tangibile di quello che magari possiamo pensare, e quindi penso che non ci sia cosa più bella per un artista che mettere la propria voce e la propria anima al servizio di una causa così bella, così importante. Quindi noi facciamo arte per regalare una speranza sostanzialmente stasera, e io sono molto contenta e molto orgogliosa di tutti noi qui che appunto abbiamo deciso di collaborare insieme ad Edoardo. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarlo e per ringraziare tutti quanti, e speriamo che possa essere solo la prima di una lunga serie. Ricordiamo dove ci troviamo qui, una chiesa storica, no? Chiesa di San Nicola alla Carità, via Toledo. E allora ovviamente noi nell'aspettare anche altri interventi e altri eventi come questi, che sono sempre devoluti ad una giusta causa, perché pensate che questo problema non ha etichetta oppure ha un percorso ben preciso, può capitare ovviamente a chiunque, e quindi ognuno di noi magari nella vita ha subito anche questo tipo, no, di problema, e quindi è sfociato in quello che già si sa. E allora anche noi ovviamente ci impegniamo in questo che fanno questi ragazzi questa sera, che con uno spettacolo ma riescono ovviamente a dare una mano nel loro piccolo, nel loro grande, ma l'importante è che c'è un grande impegno per una giusta causa. Certo, noi iniziamo da questo piccolo teatrino. Io spero che ci sia una piazza assolutamente la prossima volta. Assolutamente. Allora, un grande saluto ovviamente al nostro Edoardo Scuotto e alla nostra bella e brava Fabiana Cozzolino. Grazie, e vediamo le immagini. Non mi deve niente, sapere da ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi. Questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti.
spettatori, si è conclusa questa serata ovviamente all'insegna di quello che è l'amore, ce l'ha detto anche il nostro Edoardo Scuotto. E allora, amici telespettatori, questa sera abbiamo voluto sensibilizzare, abbiamo voluto testimoniare anche quello che è un'iniziativa di giovani che ovviamente si mettono in gioco tutti insieme, come abbiamo potuto vedere dalle immagini. Edoardo ovviamente con i suoi amici hanno voluto proprio sensibilizzare il nostro pubblico da casa, ma soprattutto il pubblico presente questa sera qui per Like, quindi veramente una raccolta fondi per questa associazione che lotta per la ricerca ovviamente del cancro, del tumore. E allora, amici telespettatori, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo, un ringraziamento speciale al nostro Massimo Pacilio di Videoline che ci cura ovviamente il montaggio, regia e riprese, e come sempre anche questa sera abbiamo portato nelle vostre case tanta sensibilità, ma soprattutto tante emozioni di tanti giovani che si sono messi insieme per una giusta causa. Amici telespettatori, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo. Buona serata a tutti, grazie.